Grande partecipazione a Castelcastagna anche da fuori regione all'inaugurazione della casa di Babbo Natale, che fino al 26 dicembre torna a stabilirsi nel piazzale antistante alla millenaria abbazia di Santa Maria di Ronzano, in un luogo assolutamente suggestivo, un evento giunto alla sua 7ª edizione negli anni cresciuto in maniera esponenziale per numero di visitatori, tanto da richiamare lo scorso anno 50.000 persone durante il periodo di apertura della baita. Sì, abbiamo fatto l'inaugurazione l'8 di dicembre, c'è stato un pienone di famiglie e bambini che aspettavano trepidanti l'apertura della casa. Questo naturalmente ci fa piacere, perché vuol dire che tutto il lavoro che c'è dietro all'organizzazione di questa manifestazione poi viene ricompensato proprio dalla presenza e dalla fruizione di questa iniziativa, che oramai è diventata un'iniziativa per le famiglie e per i bambini, ma è diventato anche un laboratorio didattico per le scuole, perché qui le scuole verranno fino alla chiusura del 22 dicembre, e questo ci fa veramente piacere perché è un riconoscimento sulla qualità dell'iniziativa. Sempre con ingresso totalmente gratuito, la casa di Babbo Natale allestita in versione rinnovata e ampliata nel piccolo borgo teramano offrirà anche per quest'anno nuove attività, attrazioni, laboratori ludico-didattici, e sarà una vetrina per le produzioni artigianali e tipiche del territorio a tema natalizio. Già da settembre cominciano a chiamare per prenotarsi, per sapere se l'iniziativa viene riproposta, e arrivano non solo dalla provincia di Teramo ma da tutta la regione, ma anche da fuori regione. Già all'inaugurazione c'erano tante persone che sono arrivate da fuori regione, e tra l'altro ci hanno fatto dei complimenti proprio sulla tipologia dell'iniziativa, che veramente è bella, importante e di spessore. Ovviamente siamo venuti a trovare il padrone di casa, Babbo Natale, che oramai da tempo ha trasferito qui la sua residenza a Castelcastagna. Tanti bambini che si stanno recando qui per soprattutto consegnarle la letterina. Esatto, verranno molti bambini che porteranno a me la loro letterina che l'hanno scritta a casa. Chiudo la letterina, la imbustiamo e la riportiamo tutti quanti al Polo Nord. Amici di Rete 8 e anche tutti i bambini, vi aspetto qui alla mia casetta ufficiale di Babbo Natale.